Ciao Pietro Trevisan, spero che tu abbia fatto delle buone feste pasquali. Ieri pomeriggio ti ho fatto un video, però purtroppo ho combattuto fino quando lo sono andato a caricare, fino a tarda notte, perché ho avuto degli inconvenienti con il tablet, che ho passato il video alla micro SD card e in pratica l'ha trasferito male, perché io ho fatto taglia e appiccica invece di fare copia e appiccica, quindi non mi è rimasto l'originale sano. Quindi oggi ti rifaccio questo video. Ieri ti auguravo delle buone vacanze di Pasqua e adesso posso solo sperare che tu le abbia fatte buone queste vacanze di Pasqua. Magari ecco, i miei desideri non avrebbero in ogni caso cambiato di molto la felicità con la quale tu hai passato le vacanze, mi auguro. Bando alle ciance, che si dice così ma non so che significa, e ecco qua quello che ti avevo registrato ieri e che te lo registro oggi. Guardo sempre i tuoi video e ieri ne ho guardati due, mi sembra che ne hai caricati due ieri, a proposito di Caino e a proposito del sacrificio di Caino. Perché dici che giustamente quello che dice la Bibbia, che lui ha offerto a Dio ogni cosa frutto della sua terra, quindi vegetali, frutta e verdura. E in che cosa possa essere consistito il sacrificio di Caino? Beh, visto che di ortaggi ha preso carote, forse pomodori e qualsiasi altro legume e verdura, è molto probabile che sia stato il primo minestrone della storia dell'umanità. E non avendo esperienza l'abbia fatto pure insipido. A questo aggiungigli una Macedonia senza zucchero, perché gli arabi hanno inventato lo zucchero dalla canna da zucchero. E poi, visto che sembra così molto igienista, che magari la fattoria agricola di Caino era biodinamica e quindi magari era stemmio e gli avrà preparato un succo di frutta o un succo di verdura, un centrifugato. Adesso, premettendo che nessuno sa perché Caino per primo dà un sacrificio e poi Abele lo segue, ma io veramente posso comprendere Dio, perché si è incazzato e perché gli ha preparato il minestrone, una Macedonia, un succo di frutta. Invece Abele, che sembra un po' figlio di buona donna, come tu stesso dici, che gli ha preparato? Un abbacchio scottadito con patate al forno, bello grasso, sugoso, e poi gli ha dato una boccia di Chianti. E poi magari gli ha preparato una cassata siciliana o un tiramisù, perché a Dio magari gli piacevano le cose zuccherate, grasse, la carne, capisci? A me mi ha evocato la scena di Caino che porta il suo sacrificio davanti a Dio, la pubblicità di quelle conserve di frutta, no? Che c'era uno in piedi che sembrava stare sulla cuspide del monte e poi annuiva appena. Siccome anche nella banconota di $1 c'è scritto annuit coepti, cioè il dio annuisce o qualcosa del genere, io ho associato tutto questo a, mi sono immaginato il signore del giardino, Dio, sulla cuspide di un monte, e che invece di dire l'uomo del monte ha detto sì, bisogna dire l'uomo del monte ha detto no, perché ha rifiutato tutte queste verdure, queste frutte, la Macedonia, il minestrone, e invece gli è piaciuto il mangiare grasso che gli avrà preparato Abele, che era cacciatore, allevatore, non so, un montone arrosto, un abbacchio arrosto, sai che sapore che c'ha. D'altra parte basta andare in una trattoria romana senza neanche andare troppo lontano d'Italia per vedere il sapore della cucina casereccia, che
Chi va in un ristorante del centro dell'urbe e ordina una minestra di munizioni e un'insalatina leggera leggera e veramente ti portano a mangiare in un ristorante di Roma dove senti odore di porchetta, di griglia, già mi si fa acqua alla bocca. Tutti i piatti così forti, anche della cucina marchigiana, non so a Genova come si mangi, ma di sicuro sarà saporito. Uno non va in un ristorante e ordina una minestrina di lettere, una pastina di semolino, no, una minestra di semolina, cose insipide, un purè insipido, una cosa neanche tu mi immagino quando vai a un compleanno, un veglione, a una cena, che ordini? Giusto se stai male, una panata con un purè, una minestrina, cioè quello sono le tavole calde. Per esempio, io sono stato a Torino dove c'è il piatto unico. Allora sì, per risparmiare tutti i giorni devi mangiare leggero. Ma quando vai in un ristorante, direbbe Bracardi, che vai a ordinare una macedonia, un minestrone. Per cui ecco. E io posso comprendere, magari ecco, è stato villano Dio, però posso comprendere le sue ragioni. E poi gli ha detto a Caino: "E voilà, ciapa, non ti incazzare". E cioè, vabbè, hai fatto mangiare da cagà, però e chi se ne frega, io ho già mangiato, ma stai tranquillo. E infatti gli ha preferito le cose saporite di Abele. Si potrebbe fare un libro, Le ricette saporite di Abele, no? Però per me è per quello, perché gli ha fatto uno sfornato di caprone con patate e cipolle cotto nel suo grasso. Poi gli avrà preparato altro che insalatina, chissà che contorno di patate fritte, che chissà che salsa insalata russa, per dire, non so, no, beh, no, lui non poteva usare verdure e frutta. Beh, a Dio piace la carne. Poi si dice che nei primi tempi in Medio Oriente si facessero sacrifici umani, quindi contraddittorio, il vegetariano Caino che ammazza un possibile antropofago, perché nei primi tempi si facevano sacrifici non di tipo divino, ma proprio perché non avevano molto mangiare, si mangiavano fra di loro come hanno fatto nell'isola di Pasqua. E quindi è realmente un enigma quello che fosse stato il sacrificio di Abele. Boh, comunque anche di Caino si sa poco, ma per me è quello che ti dico. Poi ti farò degli altri video perché ho da parlare molto, ma poi i video mi vengono pesanti e se no non carico più questo perché ieri ho avuto dei problemi che non si è caricato bene nella memoria, tutte queste cose qua. Ma per me è stato quello che Caino gli ha fatto un minestrone, una macedonia e un succo di frutta, un bicchiere d'acqua. Invece Abele, più figlio di buona donna, gli ha preparato un castrato con patate al forno, o magari un capone o un abbacchio, un montone. Credo un maiale no, e poi tutto il resto, dolci con grasso, con crema, con zucchero, un tiramisù, una cassata siciliana o qualcosa del genere. Beh, questa è l'idea che mi ha ispirato, l'idea tanto ispirata dal tuo video. Te l'ho voluto dire perché ho fatto un commentario, ma risulta riduttivo, è meglio spiegarle le cose, certe cose in video. Beh, ciao e ti continuo a seguire. Ogni volta che esce un video lo guardo. Sei formidabile e mi ispiri tante cose interessanti come questa. Ciao.